Prego i miei colleghi di accendere la propria webcam, entrare in configurazione. Perfetto. Ok. Perfetto. Ciao a tutti, bentrovati. Il Pugroma nasce nel lontano luglio 2010 come costola locale del GRUSP. Ci incontriamo ogni ultimo martedì del mese. E spesso parliamo di tecniche di programmazione, metodologie di sviluppo e di design pattern. Ovviamente parliamo anche di linguaggi e spesso di PHP, ma non ci poniamo nessun limite in questo senso. Per chi fosse interessato, può seguirci, a seguirci può trovarci su roma.gruspo.org, ma andiamo subito al panel di oggi, che appunto vuole essere un po' celebrativo in questo grande anniversario, in questo evento particolare del PHP Day e del PUC in sé, anche perché a breve faremo 10 anni, e direi di iniziare immediatamente con un giro di presentazioni, partendo da me, e poi proseguire in ordine alfabetico. Io sono Andrea Gianantonio, team leader dello sviluppo software in ImmobiliaReT, e vi parlo da Roma. Prego, Max. Ciao a tutti, grazie, ringrazio in particolare il GRUSP, Michela, Giulia, Full, eccetera, eccetera, per questa opportunità. Io mi chiamo Massimiliano Arione, sono uno sviluppatore dal 2000 circa, da Roma, insomma, mi sembrava quasi scontato, però lo voglio dire, e sono un freelance già da alcuni anni. A chi tocca? Grazie. Cirpo. Ciao, sono l'ennesimo Alessandro, però appunto, mi chiamano tutti Cirpo, e io ho Cirpo come nome. Sono a Londra, mi occupo di developer experience, ossia praticamente con i miei team distribuiti lavoriamo su tool interni per l'azienda, lavoro ad Ason e sono uno dei padri fondatori del Pugroma e mi mancate già un sacco. Grazie Sono di mille, Giulio. Brescia, però sono di Brescia. Ecco, non si sentiva. E ciao, Dai, Giulio non Donato. cominciamo per favore. Co-founder di BlackBnB. Sono a Roma e sono onorato di essere qui in questa conferenza online, dove per la prima volta almeno uno speaker è in mutande. Era Scopri tu qual è. supposizione, Ah, ho detto senso. io. Vabbè. Alex. Ciao a tutti, sono Alessandro, Alex, Natalin. Sull'internet qualche volta mi chiamo Dino, sono SVP of Engineering a Noon.com, qua a Dubai, quindi forse magari sono quello più distante qua. Grazie, Ma col Jacopo. cuore sei vicino, vecchio. Certo. Ciao a tutti, io sono Jacopo Romei, mi occupo di sviluppo del business di aziende che si occupano di business digitali. E ho fatto il programmatore tanti anni, e il PHP è il linguaggio a cui devo la maggiore quantità di denaro guadagnato programmando. E niente, sono anch'io uno dei fondatori del PHP User Group Romano. Perfetto, Bene. perfetto. Grazie mille. Dopo aver, diciamo, rotto il ghiaccio un po' così, direi di partire direttamente con questa bellissima tavola, con una domanda brevissima, aperta a tutti, del tipo, in 30 secondi, se mi potreste dire, sempre a turno, cos'è o cos'è stato il PUG per voi? Partendo sempre da Max. Io che posso dire? Io non l'ho detto, ma sono anch'io tra i fondatori del Pugroma. Mi onoro di avere il titolo di presidente. Tra l'altro, non ho mai ben capito come mi fosse stato assegnato questo titolo, ma coram Ma stai populo. scherzando? Io mi ricordo ancora il giorno in cui è successo, te lo sei meritato. Poi allora me lo dici tu perché io non me lo ricordo più. Comunque, niente, io veramente trovo un grande affetto da parte di tutti i membri del Pugroma che mi chiamano presidente anche in contesti assolutamente fuori Pug. E credo che Pug sia semplicemente una grandissima occasione che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora di migliorarci professionalmente e perché no, anche umanamente. Grazie. Sì, Cirpo. stessa cosa per me il Pugroma, come il PHP Day, in realtà il GRUSP, rappresentano
ha rappresentato un forte contributo alla mia crescita personale a livello umano. Infatti la testimonianza è che siamo qua dopo 10 anni di nuovo a parlarci, e praticamente la maggior parte delle persone in questa, non tutti i 116 partecipanti, ma dico quelli del panel, praticamente sono persone che sento quasi, non dico quotidianamente, ma spesso e volentieri. E poi appunto una crescita professionale, cioè probabilmente il PUG e il PHP Day e il GRUSP in generale ha contribuito in maniera preponderante nella mia crescita professionale. Probabilmente non sarei dove sono arrivato oggi senza il PHP Day e il PUG Roma. E poi, cazzo, grandi mangiate, ho imparato a apprezzare la cucina romana. Meetup, esatto. Certo, la cena è obbligatoria. Beh, la Grazie. Prima serata è nata solo, i primi 3 incontri erano cene in realtà, non è che ce l'ha fatto moltissimo. Giugio. E per me è stata intanto una scoperta, perché non l'ho scoperto, cioè è stato proprio un qualcosa che mi è arrivato addosso il PUG, no? Quindi, vabbè, sì, mi ha dato crescita, anche visibilità, anche, tipo, è stato un bel modo per trovare sia colleghi che amici, insomma. È stato anche un peso, un onere, quello di dover spingere questo ecosistema a migliorarsi. E anche a Roma ha fatto bene, penso, il PUG Roma, quindi non è stato solo un vantaggio per me, ha aiutato a far crescere, diciamo, lo strato, anche le aziende, dando programmatori migliori. Grazie. Alex? A me la carriera è cambiata proprio quando sono nel 2009, ho ascoltato Spaghetti PHP Refactoring di Francesco Trucchia al PHP Day a Verona. E da quel momento mi sono detto, oh no, bisogna organizzare eventi, bisogna mettersi non in competizione, ma a contatto con altre persone, imparare da loro. E quando mi sono trasferito a Roma è stato proprio naturale per me cercare di fondare una di queste community. E quindi secondo me è un gran modo per imparare e fare un po' di cacciare tra amici e professionisti. Grande, grande. Jacopo? Allora, per me il PUG è stato proprio è stata la comunità. Io venivo già da altre comunità, l'Extreme Programming User Group. È stata proprio la comunità che più di tutte mi ha insegnato che se tu sei inserito in una comunità e cominci a scambiarti informazioni, conoscenza e momenti con altra gente con cui condividi un interesse, questa condivisione proprio rilancia la tua competenza tantissimo e quindi diventi molto più bravo di come eri prima. E quindi per questo sono grato al PUG. 30 secondi. Grande, 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 apprezzo molto. Comunque secondo me ha settato anche un trend, nel senso che penso che il PUG Roma sia stato il primo, no? Cioè, il primo. E poi è arrivato Roma JS e anche tanti altri piccoli meetup. Quindi secondo me... Altri PUG italiani sono nati sempre nel 2011, forse o fine 2010. Non ricordavo fosse stato il primo. Fico! Va bene, lasciando un po' questa parte, un po' questo pezzo di cuore. Mi asciugo le lacrime. Iniziamo a parlare anche un po' di tecnologia. La seconda domanda che mi piacerebbe farvi è riguardo a linguaggi, ad esempio, come Go e Node, che oggi stanno attraendo sempre più sviluppatori PHP, a mio avviso. Secondo voi rappresenta un rischio per il linguaggio nel 2020? Questa domanda la vorrei fare principalmente a Cirpo, Giulio, Giugio e Alex. Dal mio punto di vista, chiaramente non c'è una risposta dritta. Non si parla solo di PHP, per me i linguaggi in generale sono tutti un po' a rischio. E dipende anche dall'ambito in cui lavori. Nel senso che se pensiamo come si sono evolute le architetture software negli ultimi anni, si va sempre più verso microservizi e queste cose qui. E in realtà PHP è nato come un linguaggio che faceva un po' tutto, no? Cioè facevi l'applicazione, il monolite. E quindi oggi, diciamo, se lavori in un ambito distribuito, in un ambito a microservice, in un ambito dove ci sono tanti componenti, è quasi richiesto poter lavorare in diversi linguaggi e appunto capire diverse tecnologie. Detto questo, penso che ci sia comunque spazio ancora per PHP e anche altri linguaggi con architetture, diciamo,
vecchio stile o applicativi di vecchio stile. Cioè WordPress è ancora in giro e tutti lo usano, non è che non penso che si estinguerà, diciamo, PHP. Dipende un po' da quello uno che l'ambito in cui uno secondo me vuole lavorare o dove vuole portare la propria carriera. Una volta quando abbiamo iniziato con PHP c'erano i framework, c'erano i prodottoni, i CMSoni, like, come Drupal, Joomla, tutte queste cose. I veri elefanti. Esatto, i veri elefanti. Oggi come oggi c'è ancora spazio per queste cose, ma lo vediamo anche nel front-end, giusto? Nel front-end vabbè, c'è JavaScript, quello non lo puoi togliere, questa è la fortuna, nel senso la sfortuna. Però anche nel front-end adesso vai sempre a servizi sempre più piccoli, i concetti micro front-end, eccetera. Quindi secondo me non è che nessuno si deve spaventare se sei uno sviluppatore PHP, ma sicuramente poter maneggiare diverse tecnologie, se si vuole andare in una certa direzione, è un must, secondo me. Perfetto, grande, grazie. Yugio? Allora, il PHP è stato magico, eh? È stato grandioso, ha favorito la nascita di ecosistemi. E questo intro che parli al passato non mi sta piacendo tanto. Perché non ho finito la frase, perché ha favorito la nascita di ecosistemi, cioè non posso parlare al presente, favorirà la nascita di ecosistemi. Poi io rubo la parola a Jacopo, la parola bolla, perché mi piace un sacco, l'ho sentita la prima volta da Jacopo e mi ha detto che figata, perché ha favorito la nascita quindi di queste bolle piene di qualità, e vabbè, ha favorito anche altre bolle piene non di qualità, tipo senza fare nomi, tipo I, insomma, ha favorito, però parliamo di quelle di qualità, ha favorito queste bolle dove programmatori con metodologia e pratica, quindi gruppi che sono anche maturati, che hanno anche imparato dagli errori. Il PHP ha un forte vantaggio, che sta sempre molto vicino al business, no? Quindi al dominio. Quindi pochi altri linguaggi a oggi hanno ecosistemi con programmatori di questa qualità. Premessa. E in questo naturale movimento evolutivo è normale che programmatori appassionati si spostano di strumento in strumento, no? Quindi cercando quello che soddisfa di più per efficienza, figaggine, biosistema, eccetera, no? La domanda era sul rischio del linguaggio. Adesso posso iniziare a rispondere alla domanda. Il rischio del linguaggio, non lo so, per me dobbiamo salvaguardare la magia che il PHP ha creato, no? Quella magia che ha reso il PHP un diffusore di qualità e di metodologia, perché la metodologia è quella cosa strana, no? che brilla, non sei mai sicuro se ce l'hai quella giusta, però te ne accorgi perché alla fine il business viene soddisfatto e il business sano è contento, che è sicuramente più potente del nome, dello strumento, no? Però lo strumento fa vendere di più, cioè è più facile assumere tipo programmatore PHP o no, ma alla fine la metodologia è quella a cui uno deve arrivare. Chiaro, grande, perfetto, grazie. Alex? E non credo che alcun linguaggio di programmazione sia in pericolo da parte di altri linguaggi di programmazione, nel senso fra 20 anni probabilmente non ci sarà il PHP, magari non ci sarà Node, ci sarà qualcos'altro. Spero che ci si andrà a evolvere e cambiare un po' l'ecosistema dei linguaggi di programmazione. Secondo me la cosa più importante è capire che ci sono contesti in cui PHP può lavorare veramente bene, ci sono altri contesti in cui Node può lavorare bene, ci sono contesti in cui Go, Python o Java o chi che sia possono lavorare bene. Ed è importante capire perché questi linguaggi, queste piattaforme lavorano meglio in questi contesti. Poi secondo me spostarsi da piattaforma a piattaforma è veramente semplice. Quando si impara a lavorare con un linguaggio da un punto di vista del software engineering, non credo che sia difficile spostarsi da una piattaforma all'altra. Io ho iniziato con PHP, poi Node, poi Go, poi Python, e alla fine sono sempre gli stessi principi, è solo la sintassi che è probabilmente un po' diversa. Quindi non mi sentirei in pericolo perché altri linguaggi stanno attaccando PHP, ma piuttosto mi piacerebbe capire, posso studiare questi altri linguaggi e cosa posso portare dalla loro piattaforma a PHP nel caso volessi. Correttissimo, correttissimo, grande. Non so se Max o Jacopo volete aggiungere qualcosa sul tema, altrimenti andrei. Se posso aggiungere, attaccarmi a quello che ha appena detto Alex,
Io credo che effettivamente questo stia avvenendo in PHP, cioè che PHP ultimamente effettivamente sta avendo una grande crescita come linguaggio, spinto da probabilmente alcune diciamo, personalità molto importanti, e credo che effettivamente stia prendendo le cose buone che stanno negli altri linguaggi. Il problema qual è? È che deve farlo con un ritmo che non può essere troppo veloce, perché paga un po' lo scotto di essere un linguaggio diffusissimo, quindi di non poter evolvere, cioè di non poter spezzare troppo rapidamente, ok? Non può deprecare al volo le cose e poi toglierle. No? Cioè, c'è un po' colpa di tutti i monoliti che sono in giro per il mondo? Ma secondo me è più una questione di responsabilità, nel senso non può permettersi di rompere cose, cioè le deve rompere prima o poi chiaramente, però non può permettersi di romperle troppo in fretta, quindi deve comunque avere, deve essere cauto insomma, quindi questo processo di miglioramento è gioco forza lento, però c'è, sicuramente c'è. Io volevo aggiungere, dare un twist a questa conversazione ed è per riaprire il tema proprio sul finale ed è: ma se poi dovesse anche morire, il problema qual è? Siamo affezionati alle soluzioni che produciamo, al valore che creiamo o ai mezzi che usiamo? Cioè il punto è mangiare, non usare la forchetta, mi spiego? Quindi se PHP dovesse morire sarà solo perché tanto è pull questa cosa, sarà solamente perché ci sarà stato qualcosa che con cui vale la pena sostituirlo, no? E quindi a quel punto avremo vinto tutti. E bacchetta. Il gioco è proprio questo, cioè non c'è nessuno che dice tu adesso smetti di usare PHP, ok? Se uno comincia a usare PHP è perché c'è qualcosa di migliore, e quindi vogliamo una vita migliore o l'affetto per una tecnologia? Io voglio una vita migliore, proprio. Senza dubbio. D'accordo. Fighissimo. Ok, se non avete altro da aggiungere, voglio ricordare che se volete potete entrare a gamba tesa in discorsi degli altri tranquillamente, non c'è per forza una direzione univoca verso il discorso, eh? Ok, va bene, ora di nuovo una domanda per tutti. Una domanda per tutti molto semplice e veloce. È anche molto interessante, che sicuramente può toccare nel vivo molte persone di questi giorni, come ad esempio: quanti chili di farina avete consumato impastando pane e pizza in questi giorni di quarantena? 2, e faccio schifo, e faccio schifo perché non so fare la pizza, quindi volevo provare a tenermi un po' vicino a casa, ma ho provato a fare la pizza e sono terribile. Chiama invece se vuoi, io ho 7 lieviti madre e te ne posso, ti posso dire come fare. Io ne ho consumati... Mantenuti tutti da te ogni giorno? Allora, io vivo con un coinquilino, Nick, e, che lui chiaramente lavora da casa, quindi abbiamo molto più tempo, possiamo uscire, e da bravi nerd, invece di dire facciamo un lievito madre, no, facciamone 7, misuriamo, vediamo come va, come non va. Allora, chiaramente la farina è andata tutta esaurita e abbiamo deciso di spendere ben 50 sterline in farina, caputo da 25 kg, e adesso sono rimasti 6 kg. Adesso abbiamo deciso di smettere perché entrambi abbiamo preso 4 kg in 3 settimane, quindi ci siamo divertiti fino adesso. Adesso il lievito madre sta in frigo e ci vediamo forse per 2 settimane. Quindi Cirpo, hai fatto A/B testing sul lievito madre? Esatto, se volete posso anche dare i risultati, ci abbiamo un po' di roba, uso Notion, ci sono tutte le schede, normale. Voglio il repository su GitHub subito. Ok. Io voglio le percentuali. E poi alla fine perdi... I nomi erano carini, se volete sapere, allora c'era Pota, che è morto subito, c'era Daye, che era quasi lì, alla fine... Solo Hope ha resistito e stiamo usando Hope come la speranza è l'ultima a morire. Vabbè, ovviamente questa voleva essere anche una domanda un po' provocatoria riguardo al disagio che stiamo vivendo globalmente, però vi vedo sereni e tranquilli. Io sto una bomba, io sono contento. Mi hanno tolto Trenitalia dalla vita, io grazie Covid, grazie. Ma io credo che noi siamo un po' privilegiati su questo, per il nostro lavoro. Esatto, in questa categoria, vuol dire. Questo pezzo sia, va bene. Sia chi è dipendente, insomma. Cioè noi siamo quelli smart workabili proprio all'istante. All'istante. Cioè, eravamo già smart prima. Il problema magari è che ci hanno smart workato gli altri, quindi... Vabbè.
almeno per chi abita con qualcuno. Io va bene, torniamo a 4 in casa. Torniamo un attimo seri con qualche un'altra domandina che vorrei fare principalmente a Massimiliano, a Jacopo e a Giugio. Se ci vorreste raccontare un vostro piccolo aneddoto riguardante il Pogroma. Partiamo da Massimiliano. Io ti racconto volentieri un aneddoto. Dunque, non ricordo i nomi, non ricordo tutti, quindi userò dei nomi fittizi anche per evitare di dover riferirmi con dei pronomi che poi ci ingarbugliamo. Dunque, c'era questo Brando che doveva fare un talk al Pogroma, alla fine del suo talk ha detto: ringrazio Alessio perché mi ha ispirato a fare questo talk, a migliorarmi, eccetera, eccetera. E a distanza di tempo Carlo ha fatto un suo talk, ha detto: ringrazio Brando per avermi ispirato, avermi fatto spinto a migliorarmi, eccetera, eccetera. E questo devo dire che mi ha colpito molto, perché ho pensato che si era proprio innescato una sorta di circolo virtuoso, diciamo. Poi non si è più ripetuto, purtroppo, cioè, almeno nessuno ha esplicitato questi ringraziamenti, ma mi piace pensare che poi dopo Alessio, Brando e Carlo ci siamo stati Dario, Ernesto, Federico, Giuseppe, eccetera, eccetera, insomma, fino a Zaccaria, speriamo. Ok, va bene. Che taglio. Jacopo? Allora, io avevo proprio l'imbarazzo della scelta, me ne avevo segnati 2-4, poi l'ho scremati perché quello era... non si poteva raccontare per questioni di fascia oraria. Quell'altro, insomma, alla fine, guardate questa foto qua. Aspetta, ve la faccio vedere. Eccola, vedete? Questo qui, questo sfondo, la vedete? C'è lì Giugio. Io mi riconosco. Poi c'è lui, questo qui senza barba è Massimiliano. Questa è una botta. Allora, dovete sapere, come tutti quelli che hanno partecipato al PHP Day fino all'anno scorso sanno che al San Marco c'è una grande spa. Cioè, è un albergo in cui c'è un impianto termale, niente male. E c'è stato questo momento in cui il Pugroma mi ha fatto, vabbè, riunione Pugroma nella jacuzzi. Quindi c'era, adesso non li vedete perché lì sopra c'è Leonardo Proietti, c'è un sacco di gente della vecchia guardia. E ci siamo fatti questa situazione proprio da jacuzza, per cui da jacuzza nella jacuzzi. Per cui stavamo là e parlavamo tipo di, sì, perché in PHP 6 ci saranno queste nuove feature. E stavamo là, bla bla bla. Poi non è uscito. È stato uno dei migliori momenti della mia vita. E di cui ancora sono grato al PHP User Group Romano. Grazie, grazie ancora dal cuore, proprio dal cuore. Fantastico. Vedo anche un Toretto. E guarda, non c'ho un episodio, io ho, dato che il Pogroma è una cosa ripetitiva, no? ogni mese, c'è anche cose ripetitive che facevamo, tipo al ritorno da Verona, dal PHP Day, abbiamo sempre fatto qualcosa, tipo, a parte Badge Poser, quello che faceva i badgettini, c'è sempre un sacco di commit circa verso il 10-15 di maggio, no? Se vuoi vedere nella storia dei commit, anche piccoli progettini che abbiamo sempre messo open source, partivano sempre dal treno di ritorno da Verona, no? E poi di grandioso mi ricordo che abbiamo fatto un Hack Night una volta nel Pug Roma, abbiamo fatto Botrelli, cioè abbiamo fatto, c'era ai tempi, non mi ricordo come si chiama, Borrelli, non mi ricordo, c'era una persona che faceva sempre commit tipo di Borrelli, si chiamava Typo, di Typo, di CSFix, che tutte le merge request si chiamavano CSFix o Typo, eccetera, no? Allora ho detto, ma serve Botrelli? Allora facciamo un bot che scandaglia tutto Composer e manda CS Fixer, così, cioè, almeno fa qualcos'altro, migliora anche, diciamo, miglioriamo l'ecosistema. E in una serata, una figata, e il giorno dopo GitHub ci ha bloccato, dicendo fuori dal conduit, non si possono fare bot. Scusate. Sì, sono state 12 ore bellissime poi. Cioè le GitHub Action adesso potresti usare quelle, potevo ritirarlo su, vecchio. In compenso Badge Poser invece oggi è uscito in nuova versione, quindi quello ancora vive e lotta con noi. Applauso Badge Poser. Badge Poser che ha fatto miliardi di... Chi non sa cos'è Badge Poser? Alzate la mano. Ma diamo l'urlo, no? Poser.p. Poi la giriamo, Sulla chart la giriamo, per chi non la sapesse, ma immagino che tutti la sanno.
Ok, non so se volete aggiungere qualcosa Tra l'altro, se anche. posso aggiungere una cosa che mi viene in mente con BadgePosere, noi come Pugroma abbiamo lanciato questa iniziativa del team PugX, in cui sta BadgePosere, in cui stanno una serie di altri repository open source, proprio perché ci piaceva lanciarla noi, però lasciarla aperta a tutti i Pug, insomma. Infatti l'abbiamo chiamata PugX. Esatto. 20 anni fa. Beh, dicevo, non so se ne avete una anche Cirpo, Alex, Ma altrimenti. è sempre una battaglia decidere di andare a mangiare dopo gli incontri, però insomma è interessante. No, ma ragazzi, se vale pure il PHP Day, cioè, ma il PowerPoint karaoke che abbiamo fatto nel 2012 è stata una serata in cui tutti ubriachi lerci. Slide beccate a caso su SlideShare, scarichi, ti viene assegnato una presentazione fatta da chiunque in giro per il mondo, senza averla mai vista, hai 5 minuti per presentarla in inglese. Questo è stato ubriachi, abbiamo fatto questa cosa, è uscito fuori dalla. C'era gente che doveva fare tipo la presentazione su tipo antropologia dell'Africa centrale fra il 1932 e il 1937. Gente che è stata bravissima a farlo, cioè lì proprio, sapete quando proprio uscire Ti ha dalla colpito quella conferenza? presentazione? Come? Ti ha Mi ha colpito molto colpito. quella, esatto, la Quella presentazione. tantissimo, quella tantissimo. È stato bravissimo. La faceva il tizio americano, non mi ricordo il nome, c'era uno speaker statunitense che era stato bravissimo, bravissimo. Quindi a tutti gli esercizi public speaking, esci fuori da una serata del genere e sei. Voglia. Cioè, questa è stata la figata di questi anni di conferenze, che le conferenze poi sono il momento in cui esci dalla comfort zone quanto vuoi e ti porti a casa la capitalizzazione di quella crescita. È stata una figata sempre ed è ancora una figata partecipare agli eventi, anche questo oggi è una bomba. Non so come funziona, ma vedo, visto che c'è qualcuno che ha raised hand, qualcuno che ha alzato Sì, la ha mano. alzato la mano, però lo Eroi spazio Mancini, l'ho per. vista. Ma, caspita, vabbè, niente. No, no, dicevo, lo spazio lo lasciamo per il momento question answer, ecco. Ok. Adesso vorrei lanciare l'ultima mia domanda e poi lasciare spazio anche ai partecipanti. Dai. Quindi tornando seri, sempre in ordine alfabetico, una domanda che vorrei fare a tutti. C'è qualcosa che avreste voluto sapere 10 anni fa e perché? Ovviamente sempre in ambito tecnologico, no? Se la vostra ragazza Posso rispondere vi ha io per tradito. Massimiliano? Posso rispondere io per Poi rispondo Massimiliano? anch'io, poi rispondo anch'io per me, vai, vai. Guarda, proprio non avrà futuro, beh, cioè, passa subito ad Octree. Matteo, che 10 anni fa fosse già passato. Ok. Comunque, seriamente, io avrei voluto leggere non 10, ma 12 anni fa, nel 2008, cioè quando è uscito, l'articolo di Zio Brando su Anemic Model, Rich Model, perché è quello che, insomma, che ormai faccio, che spero facciamo tutti, però abbiamo cominciato pochi anni fa purtroppo, e invece questa cosa qui stava già fuori nel 2008, quando noi invece ci ammazzavamo di CRUD, e cioè, eravamo tutti contenti se potevamo generarci i nostri CRUD, oh, che figo, il CRUD generato automaticamente, e Oh, è invece. entrato Claudio De Licantro così a gamba tesa. La butto fuori. Pazzo. E quindi niente, quello mi sarebbe piaciuto molto averlo saputo un po' prima, per quanto poi probabilmente nel 2008 con PHP forse sarebbe stato difficile fare Rich Model perché non c'era un data mapper. Poi nel 2010 però è uscito il data mapper perché è uscito Doctrine 2, quindi magari 10 anni fa si poteva già cominciare a fare Rich Model. Però mi ricordo che Jacopo Romei mi disse a quella famosa cena di apertura del Pugroma, mi disse, ma che figata è il nuovo Doctrine? No, possiamo usare un data mapper finalmente, le entità possono stare nel nostro dominio. E io ho fatto sì, io dico, eh? Ma di che stavo parlando? E subito dopo ti ha attaccato il pippone sull'Africa. L'ho capito dopo, poi ve lo lì, vabbè. Con Jacopo bisogna farlo parlare, insomma, se no. Perché poi dice pure cose interessanti, che capisci sempre un po' dopo, però. Vabbè, però. Non mi spiego. Perché sei troppo avanti, te, Jacopo, che te lo. Vabbè, andiamo avanti. Cirpo, ce l'hai seria oppure ci È facciamo. seria e non seria, nel senso non è una questione tecnologica, è proprio una questione, diciamo, di approccio e di attitudine. Cioè, quello che volevo, avrei voluto sentirmi dire di più 10 anni fa è fatti meno pippe. Nel senso,
Una delle cose che mi ha aiutato un sacco il PUG, il PHP Day e tutte queste community è crescere professionalmente, come ho detto, a imparare nuove cose. Però penso che da un altro punto di vista, questo imparare, questo best practice, che secondo me dovrebbero essere rinominati in guidelines piuttosto che best practice, mi hanno anche rallentato. Nel senso che fighissima la programmazione ad oggetti, non usa best practice, pattern qua e là. Però troppe pipe a volte, cazzo. Cioè, secondo me la cosa migliore è imparare sicuramente un sacco di cose, ma costruire, perché in inglese è build, perché è quello il vero modo in cui vai a imparare. E secondo me mi ha frenato un sacco all'inizio. Ah no, non posso rilasciare questo codice perché non è bello abbastanza. Ma sti cazzi. Cioè, nel senso che comunque poi oggi, come oggi, con tutti i microservice, questa modularità, cioè, il codice dura 3 giorni, secondo me, in generale. Lo so che sto provocando un pochettino in questo momento, però secondo me il miglior modo per crescere è continuare a costruire roba. Rifattorizzare sempre, però meno pippe. È un bel punto di vista. Build però sempre verde, mi raccomando. Certo. Giugio? Mi è piaciuta la risposta di Cirpo. Mi associo alla risposta di Cirpo con questo lean, no? Approccio lean di piccolo passetto e iterazione breve, portare valore, guardare, misurare. Sicuramente misurare di più forse era, non solo con i numeri, stare più attenti a quello che si è fatto nel passetto precedente. Quindi ascolto a livello tecnico. Ok. Alex? Secondo me la semplicità è la cosa più importante nel software development. E le astrazioni, dico sempre questa frase che ho rubato qualcuno, non so a chi, che mi disse, sai, il junior engineer non sa astrarre, il senior engineer sa astrarre e il lead engineer sa quando astrarre. Che vuol dire, magari sai, c'hai un data mapper da usare, non ti serve usarlo se l'applicazione è su 50 righe di codice, no? Io mi ricorderò sempre che in 10-11 anni di carriera, secondo me l'applicazione che mi ha dato più soddisfazioni è questo tracker, questo analytics tracker che ho scritto, che era 50 linee di codice, no test, una rotta, ok? Processa event in background, veramente 50 linee di codice, e sono due, quando ho lasciato l'ultima azienda dove è stato deployato, gestiva 2 terabyte di eventi e quant'è, mi pare, 13 miliardi di eventi in totale. 50 righe di codice, nessun test. Alla fine non serve mettere astrazioni, non bisogna mettere astrazioni dove non servono. E questa è stata una cosa che ho dovuto imparare, perché quando ho iniziato a girare in ambito di conferenze così, chiaramente ascolti queste best practice, come ha detto Cirpo, però devi anche capire quando vanno usate. E questa secondo me è la cosa più importante. Cerca la semplicità prima e le astrazioni dopo. Infatti secondo me dire best practice secondo me è un po' sbagliato, per quello che io spingo molto più per guidelines, perché se dici best practice e se non la segui senti guilt, in colpa, no? Nel senso di dire non la sto seguendo questa cosa. Volevo un piccolo, che poi non è solo relativo alla tecnologia in sé, è relativo anche ai processi, no? Come diceva Lin prima, anche Giulio, così. Un piccolo esempio che è appena successo con il mio team, che adoro, persone fantastiche, però avevo bisogno di validare un'idea. Il trucco che ho usato è, ho preso 2 ragazzi, gli ho detto, raga, ho bisogno di una cosa, andate in hackathon mode, ok? Ho venduto la questione dell'hackathon mode, nel senso, poche pippe, provate a fare un prototipo per i cavoli vostri, in 4 giorni hanno tirato fuori una cosa meravigliosa. Probabilmente se avessimo seguito i classici processi calati dall'alto, ciao, forse oggi avremmo la prima pull request. Quindi non è solo a livello di scelta tecnologica, è solo a livello di codice, ma proprio anche a livello di attitudine, di mentalità nel quale affrontare lo sviluppo software in generale. Scusate il mio italiano, ma con l'inglese è un po' difficile. Va bene, chiarissimo. Grazie. Jacopo?
Allora, 10 anni fa la cosa che avrei voluto sapere rispetto alla carriera nello sviluppo software era sarebbe, che proprio avrei sarebbe stato proprio un blocco in meno, era dare meno retta ad alcune sindrome ad alcune declinazioni della sindrome dell'impostore. Ci sono un sacco di almeno 2 o 3 volte nel corso di questi 10 anni mi sono ritrovato tutte le volte a dire sì, ma ti pare che posso fare quello step di imprenditoria o di carriera in generale, quello sviluppo professionale, ma sì, ma ti pare che, e ogni volta l'anno dopo invece era, hai visto che? Cioè, e tutte le volte che c'è quello scalino lì, tutte le volte dici, ok, ma quando imparerò la lezione definitiva per cui prima sei solamente tu il limite e quindi tu puoi decidere che piega dare alla tua carriera? Questa cosa qui è decisiva, che non è solamente sul piano quello più alto, biografico, è proprio anche banalmente. Voglio fare uno spike, il concetto di cui ha parlato Alessandro Cinelli, il CIRPO adesso, esiste da 20 anni, nella letteratura dello sviluppo software agile di software, si chiama spike. Ed è, io faccio un prototipo rozzo al volo per capire se una cosa è fattibile, una proof of concept, e poi dopo la pettino e la faccio con tutti i crismi, la rifattorizzo e diventa più sostenibile nel futuro, perché semplicità significa minimizzare il lavoro oggi e domani. E anche solo decidere, oggi lo faccio questo test o no, dire, cioè gettare il cuore al di là dell'ostacolo e dire no, oggi non lo faccio perché oggi sto facendo un prototipo, quindi codice rozzo, non me ne frega niente, si può fare. Oppure, oggi lo faccio questo test e dico no al capo che mi dice delivera feature, buca buca. Sì, gli dici no, faccio un test, perché oggi mi serve un test. Quello che pensate che sia giusto, se non è basato sull'emotività del momento, oppure raccogliendo quello che vi suggerisce l'emotività del momento, prendete la situazione, l'analizzate, e quella lì è la cosa da fare. Andate, che tanto di programmazione non è mai morto nessuno, questo poi è il senso. Siamo tutti sopravvissuti e dopo ne sai più di prima, quindi È interessante una cosa, come dici tu, sono 20 anni, il concetto di spike non è una cosa nuova, ma il problema che abbiamo secondo me oggigiorno, come con l'agile eccetera, ormai che ormai certe parole sono ormai, come si dice in italiano, inquinate, abusate, esatto, tainted. Tainted, esatto, che non puoi, che devi escogitare altri trucchi. Sì, la diluizione delle parole è un problema di tutti noi. Le cose che significano una cosa 10 anni fa, piano piano si cominciano a significare tutto, e questo è un problema. Ecco, e quindi per quello ho dovuto venderla a livello strategico come hackathon, perché quello invece già dava l'idea più di... Sì, che però, capito, così, se la metti così, sembra, e lo so che tu non sei così, ma sembra che gliel'hai venduta, capito? Gli hai venduto il fumo e non l'arrosto. Invece il problema si chiama framing, è che se tu confezioni un problema in un modo o in un altro, cambia quali sono le soluzioni che vengono trovate. La mia idea è tipo, la vendi un attimino così all'inizio e poi loro poi riescono a digerirla e quindi puoi magari riprendere. Ah, guarda che quella roba lì è uno spike. Va bene, grazie. Ragazzi, io le domande le ho concluse. Siamo andati un pizzico lunghi, non tanto, sono stati abbastanza bravi. E quindi ora mi dedicherei alla parte delle questionanze dei partecipanti. Ce ne sono già un bel po', quindi direi partire immediatamente con la prima, la più votata, per Liugio. Che cos'è Badge Poser? Ovviamente ci può c'è screen sharing? Ai 60 e 90 anni fa, tipo nel PHP si è diffuso questo virus che era le dipendenze, no? E quindi tu riuscivi ad avere la dipendenza senza usare l'FTP oppure fare copia e incolla, quindi è nato questo Composer di Jordi Boggiano, che si chiama Composer, no? E ancora esiste, Packagist è il sito che è il contenitore di tutte le librerie, quindi è nato da quest'idea di rendere un po' più Poser la libreria, l'open source che stavi facendo in PHP. Abbiamo creato questo progettino che è una cosa difficilissima da capire, praticamente sono delle immaginette che ti dicono la versione attuale della libreria. E se girate su GitHub sicuramente ne avete presa qualcuna, già vista, sono quei badgettini che ti dicono tipo
per installarla scrivi Composer install tipo libreria qualsiasi. E il fatto che Explosa è usata da tutti, da Amazon a Facebook a qualsiasi altra libreria del PHP, insomma. Quindi ha 160 anni e ancora adesso è usata, è stata giù, ogni tanto va giù, per questo grazie al Pugroma, già Andrea che ha fatto un super lavoro, e anche a Fabio che l'ha messa online, insomma il Pugroma ci ha dato grande energia in quest'ultimo mese e l'ha messa online. Io non ho fatto nulla, io non la tocco da, naturalmente, e io non dovrei parlare di Batch Poser, forse Andrea dovrebbe parlare di Batch Poser. Vabbè, tu sei l'ideatore insieme ad altre persone dal suo tempo, ovviamente i primi a realizzare questo prototipo che poi è andato online, è stato super un sacco di tempo, è stato evoluto, ultimamente era lasciato un po' da parte, quindi gli abbiamo ridato un po' d'amore ed oggi proprio è andato online l'ultimissima versione, il PHP 7, tutto tipato, PHP 7.4 scusate, tutto tipato, con Symfony 4.4. Esatto, eccetera, eccetera. Ok, diciamo ne abbiamo parlato già abbastanza perché altrimenti non siamo tra i marchettari di Batch Poser, invece non è questo il tema. L'altra domanda, sempre molto votata, è per tutti. Dice, a proposito di libri, avete un titolo a testa magari da consigliarci? Uno a testa, eh? Uno a testa. Accelerate. Okay, Accelerate. Com'è? L'ho appena finito. Poi? Io consiglio Extreme Contracts per tutti i freelance. Oh, è bello. Lo consiglio bello, veramente? Bello. Oh, io consiglio PHP Best Practices. Quello è un po' vecchiotto, purtroppo. Però ai tempi era un bel libretto. Mm. Poi? Io consiglio questo. Domain Driven Design, The Settler, The Blue Book di Eric Evans. Ragazzi, è ancora oggi il miglior libro che io abbia mai letto per risolvere problemi concreti quando dobbiamo prendere decisioni sull'architettura del software che stiamo sviluppando. Di che anno è quel libro? 2005, diciamo, se non ricordo male. Capito? 15 anni fa. Oh, raga, voglio aggiungere che adesso, nello sviluppo front-end, sta arrivando il DDD. Sì, infatti è una miniera adesso il DDD è il front-end. Io c'è campo su sto libro, ma ci arrivo fino alla pensione, dai! Come diceva Liugio, siamo nani sulle spalle dei giganti. Altri libri? Ne abbiamo tre, manca Liugio e Alex. Io uno che... in realtà ne avrei due, se ne posso buttare via due. Vai, butta. Uno che mi ha ispirato in uno dei miei progetti open source, chiaramente quando io ho iniziato... 12 anni fa, 13 anni fa, nella mia camera, nel lontano Friuli, il mio sogno era, voglio scrivere un linguaggio di programmazione, e non avevo chiaramente le capacità per farlo. Uno o due anni fa ho comprato questo libro, si chiama Writing an Interpreter in Go, e penso che sia l'unico libro al mondo che riesce a spiegare come i linguaggi di programmazione e interpreter in questo caso funzionano. Ha un seguito, Writing a Compiler in Go, sono tutti e due molto 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 raccomandati. Su un altro punto di vista, un libro che è abbastanza tecnico e abbastanza recente, Database Internals, che insegna come motori come MySQL, Cassandra e così via funzionano, parte dai B3 e così via, e spiega benissimo come funziona un database. Così la prossima volta che voi fate una query con una join, avrete proprio un'idea di cosa sta succedendo sul file system o in memoria. Grazie. Liugio? E guarda, il libro che mi ha cambiato più la vita è stato un po' quello di Jacopo Romei. È bello stare qui, dico sempre quello che ha detto questo qua a destra, questo che ha detto qua sotto. Quindi sì, sicuramente il libro che mi ha cambiato il modo in cui vedo sia lo sviluppo che il problema è quello. Il libro che mi ha divertito di più, l'ho letto penso 16 anni fa, era quello di Programming Erlang, si dovrebbe chiamare così, di Armstrong, di Joe Armstrong. E lui è un fenomeno, quindi è solo questo. Perfetto, grazie mille. Altra domanda, sempre votata. Tempo fa, Liugio ha proposto di rinominare il gruppo in Programmers User Group, spostando il focus sulle metodologie anziché sul linguaggio. Che ne pensate? È una frase mia questa. Te la sei scritta tu, sta domanda? No, non l'ho scritta io, però il suono mi ricorda. Potrei averlo detto. Ma perché Fullo l'aveva portata avanti questa cosa qua, e anche Massimiliano mi sembra di ricordare.
Ma io, se posso dire la mia, poi lasciamo la parola ad Alexandrin. Secondo me noi l'abbiamo sempre fatta questa cosa, cioè non abbiamo bisogno del nome, voglio dire. Il nome sarebbe anche un po' difficile cambiarlo perché è storico, voglio dire, cioè se ci vogliamo attaccare a qualche cosa, voglio dire, almeno il nome teniamocelo. Voglio dire, la pizza di sempre, A me mi sembra che sta tornando, cioè in questa mezz'ora che abbiamo parlato, la parola metodologia sta tornando un sacco. Non so se avete avuto anche voi questa sensazione. È stato importante. Voglio dire, almeno penso che, tra l'altro l'hai pure detto tu, Andrea, nell'introduzione del Pugroma, noi parliamo di metodologie, di linguaggi, a volte di PHP. Ecco, tutto qua. Chiaro, chiaro. Quindi diciamo, possa sembrare che... Ovviamente è alla... Che hai detto? Quindi è un sì, si cambia. No, non lo so, sembra che ci sono abbastanza persone, facciamo un survey da qualche parte, un pool e decidiamo. Ok, altra domanda. Quando incide la vostra posizione lavorativa nel gruppo? Esempio, parlare di un argomento perché segreto aziendale, persone che lavorano in aziende nemiche. Zero. Fortunatamente zero. Chiaramente se ci sono delle cose che, cui non puoi, non si può parlare, non credo ci sia un problema, ma alla fin fine non credo alcuni di noi abbiano guardato gli altri e detto non voglio che questo diventi il vicepresidente perché lavora a immobiliare.com invece che immobiliare.it. Capito? Così, product placement. Esatto. No, ma poi anche perché la posizione lavorativa è cambiata talmente, il Pugroma ha una storia talmente antica nei tempi delle nostre carriere. Cioè, nel 2010 nessuno di noi faceva neanche tre lavori fa, cioè noi abbiamo cambiato tipo... Io sono sempre okay. Sì, però fai il freelance, quindi appunto è l'unico. Il freelanzato è molto stabile ed è un'ottima feature del freelancing, però il punto è che nessuno di noi aveva proprio idea di quello che sarebbe successo, quindi proprio quale posizione lavorativa? Io non ho una posizione lavorativa. Ok, grazie. Prossima domanda che è una provocazione. Domanda bellissima. Dico questa prossima domanda è bellissima, credo che tutti dovrebbero rispondere. Ok. Il discorso fatto sul non farsi troppe pippe è secondo me un po' pericoloso. Questi discorsi si possono fare solo dopo aver raggiunto un certo livello? Allora, secondo me in parte è vero, nel senso non vogliamo andare a dire non devi usare un ORM mai, però per esempio dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, ho capito che dopo 10 anni magari l'80% delle volte che ho bisogno di parlare con un database non mi serve l'ORM. Secondo me una cosa importante è sempre chiedere, confrontarsi con altre persone e chiedere, ma in questo progetto lo faresti? Ho bisogno di questo. Chiedersi se bisogna mettere l'astrazione dentro il progetto. Secondo me è vero, si corre il rischio di dire non ci si evolve mai, non cambio mai tecnologia, non guardo mai a nuove librerie e così via, semplicemente perché dico che non mi servono. Però fondamentalmente bisogna avere, secondo me, un bilancio tra le due cose. Non so se l'italiano era corretto, scusate. Sì, è perfetto. Perfetto, Alex. Allora, per rispondere a Giovanni, il mio discorso delle pippe era più... e il certo livello, non so cosa si intenda, però se il certo livello è tipo crescere, diventare più bravi, conoscere più cose, secondo me appunto meno pippe ti fai, più impari velocemente, secondo me. Il concetto è più un discorso del don't ask for forgiveness, not for permission, nel senso spesso io personalmente mi sentivo no, questa cosa qua non posso aprire un repository con questa cosa, perché magari Nadalina dice, ma cos'è questa global buttata lì? Capisci? Cos'è sta globo? Esatto. Guarda, tra l'altro, parlando di Nadalin, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui. Questa è un'altra delle cose fighissime del Pug, no? Mi è capitato di lavorare con alcune di queste persone in chat. E una delle mie esperienze più fighe a livello lavorativo è stato proprio con lui a Dubai, dove a un certo punto ci siamo detti,
cazzo, noi dobbiamo vendere scarpe, non dobbiamo vendere codice, ok? Quindi certe a volte facevamo delle cose che magari non erano proprio bellissime, però alla fine portavamo valore ai nostri clienti. Quindi sono queste le pippe di cui io, a cui mi riferisco. Spesso e volentieri non costruivo cose perché avevo paura del giudizio degli altri, pensavo che non era abbastanza bello. Tutto qua. Sempre là, è sempre la paura, la sindrome dell'impostore. Esatto. Comunque poi, se Alessandro ha detto bene, sì, Michela Bertaina incombe. Sì, ci stanno tagliando, ragazzi. Il punto è, se uno ha queste lezioni che dice Cirpo, si attrezza per impararle frequentemente, è tutto a posto. Uno sbaglio che costa 2 ore di lavoro è ok. Uno sbaglio che costa 2 anni di lavoro non è ok. Per questo... L'agilità la definiamo così, è la frequenza con cui imparo lezioni, e quindi per questo scrivo user story piccole, per questo faccio i test automatici. Se io posso sperimentare e fa vedere lo scriptino che ha fatto Alex in 50 righe, l'ha fatto in 1 o 2 giornate, immagino. Va bene farlo senza test, se in 2 giorni so se funziona. Però da lì non ti ho detto che ogni riga era da 1000 caratteri, però questo non è un altro discorso. Ho scritto un articolo nel 2011, l'ho messo in chat su questo tema, quindi... C'è un link che ho messo in chat se volete. Va bene, ragazzi, davvero dobbiamo chiudere. Mi dispiace, vorrei continuare tantissimo ancora con voi. Vi ringrazio tantissimo, 1-1, Massimiliano, Giorgio, Cirpo. Ma facciamo Jacopo, un applauso. Alex. Grazie, Andrea. Grazie, Andrea. Grazie mille. Grazie a tutti quelli da casa. Ciao, mamma. Grazie, scusate Michele, che siamo andati lunghi. Grazie al GRUSP, tutti quanti, e buona continuazione. Baci. Grazie mille a tutti. Grazie per il vostro intervento e per questa...